Poi cominciamo dall'approvazione del verbale della seduta precedente del 28 di marzo. Avete avuto tutti? Va bene tutto quello che c'era scritto? Qualcuno delle eccezioni, modifiche? No, va bene? Quindi lo diamo per approvato. Allora, stato dell'arte dell'intervento di Via Piombina. Questo era un desiderio del consigliere Mariani per capire un attimino lo stato dei lavori come erano. Perché sono a buon punto. Si fa un minimo punto di relazione all'ingegnere Alperti. Per quanto riguarda la passerella, adesso siamo
abbiamo, siamo usciti con una manifestazione di interesse per verificare insomma, partecipare al bando di gara, quindi anche qui a fine mese usciremo col bando, dopo da corso lavori di agosto inizia la settimana, dove sono previsti circa 400 mesi. Non so se vi fa l'accenno a queste economiche, quindi voi ci seguirò da questo tema. Per quanto riguarda il secondo lotto, che questa vincolo a fronte di 970.000 euro previste, abbiamo avuto un ribasso di 230.000 euro, per un totale di 735.000 25.34 la precisione. E un porto di contratto viene rispettato. Adesso stiamo verificando ancora con la polizia locale, noi qui sarete sicuramente accorti dell'introduzione di un restringimento di carreggiata fatto farmi sapere se va bene, lo farei, cioè, vedo di riuscire a inserirlo nella parte del contratto. Sì, è un po' troppo. Sì, ma infatti lo stiamo probabilmente verrà un po' però il restringimento della carreggiata va bene, forse è un po' troppo stretto adesso, questo è un po' io. Però tendenzialmente una volta deciso questa cosa andiamo a capire se rimaniamo nell'ambito del contratto, perché io qui non so se avete un finanziamento più che sto gestendo. Fare le perizie è una buona cosa, perché carta da mandare a Milano, poi va a Bruxelles, adesso non so bene che ci lo fa. Quindi magari per poche migliaia di euro è impegnativa la cosa. Comunque, insomma, questo è un po' la valutazione che sta facendo su questo sistema. Quindi qui variante al momento non ce n'è, per cui dovremmo chiudere con questo ribasso di 130.000 euro, perché è considerato un suo contatto, il progetto per sé. Ma che può essere riutilizzato all'interno dell'anno, diciamo, il ribasso? Il finanziamento bene non consente, bisogna fare una rimodulazione del quadro economico e allora dire questa parte la finanza bene, cioè va fatto un ragionamento con diciamo, l'organo regionale su questa cosa, perché a fronte di 2.480.000 che è l'intervento complessivo non finanziano 1.100.000. Tra l'altro questo viene di volta in volta rimodulato, perché 1.100.000 sul progetto. Poi quando c'è l'aggiudicazione viene ancora solo rimodulato, quindi non è proprio una cosa certa, ogni volta bisogna appunto introdurre quello. Questi soldi sono. Per quanto riguarda il primo e terzo lotto, cioè la Torre e Passerella, sono due porti, uno di 170.000, uno di 270 la rotatoria, uno di 540 la Passerella, sto parlando di porto della Volta. Ad oggi con la rotatoria abbiamo ottenuto anche qui un ribasso circa del 24,41,25, quindi abbiamo un importo di entrata di 206.000 euro. Qui secondo me alla fine faremo qualche variante, perché appunto legato a questa variazione di questi connessi. Poca roba, però sicuramente si dovremmo fare con la variazione. Sulla dimensione del rotatore siamo tranquilli che l'auto articolato passa, sono state fatte delle prove. Forse sono state fatte anche le. No, perché ogni tanto vedo che è fatta la rotatoria, poi cominciamo a vedere il nuovo rotatore perché c'è qualcosa che non passa. No, qui, come dire, qui si è tenuto, si è rispettato quello che è internazionale, per quanto riguarda la 54 di corda. Sì, ma che tipologia di corda lo utilizzate? Carasso. Sì, anche se dico la verità, abbiamo avuto, non so, Piazzale Canelli, un esempio, ogni tanto in alcune parti il cordo, la raso, in certi punti della torsione salta su col tempo. Molti prendono le rotatorie tipo quella là, non in modo opportuno, quindi cominciano a fare delle gincane un po' strane, ecco, però effettivamente le indicazioni regionali sono di fare il corpo di tutte. Poi l'altro, per cui ci sta, poi sicuramente il passaggio di gran mezzi pesanti fa un conoscere sicuramente
la rotatoria dei mezzi, sulla rotazione dei mezzi. Sì, l'importante è quello, l'importante è, io faccio sempre l'esempio di quella via Sicilia. Se tu vai per la via Sicilia, se tu vieni via Sicilia e vai via 25 maggio, che è quella che è 15 maggio, è praticamente quasi dritto, cioè le rotatorie così non vanno bene, perché poi alla fine invece hai sperato di evitare un paio di incidenti, perché ti passano via Razzo, perché non hanno la S, capito? Quindi era quello da evitare. Io prendete via, perché a me due motorini sono passati davanti. Ma guarda, quindi abbiamo vissuto. Perché tu vedi, la via Sicilia è quasi dritta, non c'hai la torsione. Quindi il nodo più difficile è quello che Un bel pezzo.